Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e oggi siamo tornati su Minecraft per un nuovo episodio della nostra CuboCraft. Perfetto ragazzi, eccoci tornati su questo titolo, mi trovo di fronte alla farm di carbone che abbiamo costruito nello scorso episodio. Funziona alla perfezione ragazzi, sono molto contento perché il carbone ci tornerà molto molto utile. Lo so che posso usare la lava, però non è detto che ce l'abbia sempre a disposizione. Questo è il meccanismo che abbiamo costruito nello scorso episodio. Se ve lo siete persi, mi raccomando, andate a dargli un'occhiata. Qui purtroppo devo ancora sistemare la stanza, non ho avuto ancora un secondo per riuscire a sistemarla. Sono però andato avanti di qua, ho sistemato o quasi il corridoio. Qui in fondo i cactus continuano a cadere qua dentro. C'era anche un pezzo di terra. Terra brulla, terra. Ok, vabbè, mi prendo i cactus che potrebbero tornarci utili. Oggi in questo episodio, visto che mi avete chiesto di andare a cercare l'Enderworld, che però si può trovare solo attraversando il portale dell'End, e il portale dell'End si può trovare solo utilizzando le Ender Pearl, pensavo di costruire in questa zona qua una bella torre lotta. Adesso vi spiego che cosa intendo per torre lotta. Praticamente una piccola fortezza dove possiamo combattere i mostri senza rischiare di magari morire male. Qui c'è pure un laghetto. Adesso ve la costruirò in questo episodio e naturalmente affronteremo anche dei mob durante la notte. Ragazzi, vado un attimo a preparare i materiali per la costruzione e ci rivediamo subito. Perfetto ragazzi, ho preso tutto, ho preso della diorite, del pietrisco, non utilizzerò la pietra liscia perché è veramente veramente dispendiosa da produrre, perché bisogna prendere praticamente il pietrisco, cuocerlo, ottenere della pietra liscia e poi lavorarla, è veramente un casino, quindi direi di utilizzare tranquillamente il pietrisco. Potremmo costruire questa torre lotta qua. Anzi, fatemi dare un'occhiata se c'è. No, potremmo farla qua, guardate. Perché in questo modo possiamo tenere sott'occhio tutte le direzioni. Ok. Sì, potremmo farla qua. Adesso c'è solo da tirar via un po' di erba. Comunque direi che possiamo farla qua. Non sarà una torre gigantesca perché tanto avrà un solo piano e il piano terra. Anche perché non è che posso uccidere i mob soltanto utilizzando le frecce, dato che ne avrò un numero limitato a disposizione. Ok, perfetto. Ho pulito quasi tutto. Ancora un paio di colpi. Dobbiamo solamente stare attenti ai creeper, perché se si avvicinano troppo rischiamo che facciano saltare tutta la torre. Ok, allora buttiamo giù qua. Allora, così 1, 2, 3, 4. Anzi, facciamola di 3. Io praticamente mi metterò qui. Qui metterò una fence o metterò qualcosa davanti e comincerò a colpire gli zombie, gli scheletri con la spada. Se per caso sarò in difficoltà andrò a ripararmi da qualche parte. Allora possiamo cominciare a tirar su il muro. Non la faccio troppo alta perché ci saranno anche gli Enderman. Ci facciamo anche una porta in ferro, così gli zombie non possono buttarla giù. Poi qui direi che possiamo già fare il primo piano. La farò molto molto bassa come struttura. Anzi, potrei che far fare i mezzi blocchi. Mi sono preso il letto dietro? Sì. Allora facciamo che metterlo giù. Facciamo che dormire. Ok. Non metto i blocchi interi perché non voglio che risulti troppo bassa. Allora, no, lo mettiamo qua in mezzo. E qui ci facciamo la scala. Ok, tanto ce l'ho già a disposizione.
Opla. Perfetto, eccoci qua. Anche qua riprenderemo il disegno che c'è sotto. Ok, ragazzi, la torre è praticamente pronta. Vabbè, mi butto giù. Ok, però così è un po' brutta da vedere. Allora, ci mettiamo davanti. Ok, facciamo così. Poi gli stecchini. Dobbiamo fare la recinzione adesso, eh. Ok. Una recinzione proprio chiara, chiara, chiara. Sì, perfetto. Tanto poi una di queste entrate qua sarà occupata dalla porta in metallo, che facciamo subito. Addirittura ne posso ricavare tre. Fin troppe, ragazzi, fin troppe. Allora, ci mettiamo un bel bottone o una pedana, però ho finito la legna. Allora, vado a recuperare un po' di legna e ci rivediamo subito. Ok, ragazzi, sono andato a recuperare della legna. Ci mettiamo un bel pulsante, così possiamo aprire la porta. Fantastico. Allora, vetri non ne metterei. Quasi quasi non ne metterei. La recinzione, invece, al secondo piano, possiamo farla in questo modo qua. Allora, facciamo che lavorare ancora un po' di legna. L'unica cosa è che devo vedere se è pratica come cosa, perché se non riesco a lanciare le frecce... No, beh, si riescono a lanciare. Ok, perfetto. Allora, poi... Ah, devo aprire la porta dall'interno. Vabbè, ma per la porta dall'interno basta una pedana a pressione. Devo stare... Però forse è meglio un pulsante, eh. Forse è meglio un pulsante, perché se ci passo sopra rischio poi di far entrare tutti gli zombie. Diventa un gran casino. Ci metto qua un pulsante e via. Ok, così la decoriamo anche. Ok, perfetto, ragazzi. Ho messo anche della diorite levigata, così per dare un tocco di colore. Come potete vedere ci sta benissimo. Poi potremmo metterci... Fatemi vedere come sta l'alluminite, tanto per dare un po' di illuminazione. No, troppo grossa. Ok, troppo troppo grossa. Ok, devo stare attento che rompendola però mi dà solo poi due blocchi, eh. Ok, ragazzi, sono andato a recuperare ancora dell'altra legna. Intanto sto ancora cuocendo la pietra, così dovrebbe bastare. Non voglio consumare troppo carbone, perché onestamente non ho molta voglia di tornare a casa in questo momento. Ok. Allora, mettiamo il pavimento anche qua, magari. Lo so, non dovrei usare il piccone di diamanti, però va bene così. Adesso la porta la rimetto. Perfetto. Ok, allora, illuminiamo l'interno con delle torce. Illuminiamo magari anche qui sopra. Ok, perfetto. Adesso volevo andare a fabbricare il tetto e volevo farlo in legno. Ok, li mettiamo così. Attenzione a non cascar giù però. È vero, non ci avevo pensato di sfruttare il bordo qua. Caspita, invece di mettere giù tutta la terra potremmo far così. Così cammino sul bordo. Fantastico. Op. Voilà. Vedete? Voilà. Ci siamo creati già l'impalcatura. Questo lo mettiamo però per ultimo. Ok, no, invece mi sono bastati. Incredibile, mi sono bastati. Guardate, qui chiudiamo perché tanto lì non entriamo più. Qui ci possiamo mettere magari questa pietra qua. Ok. Poi potremo metterci ancora della legna. Mi faccio i mezzi blocchi.
Però per i mezzi blocchi mi serve altra legna lavorata. Ok, 6, 12. Proviamo così, va? Poi se non bastano, al massimo me ne produrrò di altri. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ci mettiamo ancora sopra. No, non questo. Ah, aspettate, qui possiamo far così, guardate. Mi è venuta una mezza idea, perché è vero. Due mezzi blocchi diversi rimangono sospesi se messi uno sopra l'altro. Quindi facciamo così, con un blocco intero di legno e sopra un mezzo blocco. Perfetto. Ok, attenzione a non farci male. Sta diventando notte, aspettate che vado ancora a dormire una volta. Ok ragazzi, ho terminato il tetto. Vediamo adesso se vi piace oppure no. Eccolo qua. È un tetto molto basilare, nulla di particolare, solo che almeno così dà un tocco di colore alla struttura. Adesso diciamo che la struttura sarebbe terminata. È una, come vi dicevo prima, è una struttura molto molto semplice. Direi di trasferire tutta questa roba qua all'interno. Forse il forno è meglio lasciarlo fuori. Ok. Sì, ci conviene lasciarlo fuori. Anche il letto forse, perché tanto non potremo dormire, quindi mi metto solo qua dentro la crafting table, che potrebbe tornarmi utile. E la cassa... La cassa però... Guardate dove la metto, eh. Più che altro per risparmiare spazio. La mettiamo qui in mezzo, sotto. Almeno così possiamo muoverci senza avere nulla tra i piedi. No, le frecce no. Ne ho solo 9 però, purtroppo, eh. Ne ho solo 9. Ok, spacchiamo la cassa. Tanto nell'inventario ho abbastanza spazio. Ecco, vedete, sta così. E secondo me è molto molto comoda in questo modo. Allora, botola di legno via. Direi di cucinare la carne, che non abbiamo ancora cucinato. Mentre volevo aggiungere ancora un'ultima cosa. Ok, il pulsante è comodissimo, così non rischiamo di aprire la porta magari in un momento concitato. Ok, mi aspetto un bel assalto dei mob, eh. Mi aspetto un bel assalto dei mob. Questa la mettiamo magari senza erba attorno, se no rischiamo di dar fuoco tutto. Qua. Voilà. Così almeno facciamo anche un po' di luce qua fuori. Accidenti, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo che pigliava fuoco tutto. Lo sapevo che non bisognava mettergli l'erba attorno. Bisogna stare attenti, eh. Mai giocare con il fuoco. Mai giocare con il fuoco. Per fortuna me ne sono accorto subito. Ok, perfetto. Però per sicurezza forse è meglio far così, eh. Guardate, dobbiamo solo stare attenti a non finirci dentro. Ah, ma tanto noi ci passeremo alla larga. Allora, mettiamo gli ultimi 4 gradini. Adesso me ne sono procurati un po' di più, però tanto magari li useremo per qualche altra costruzione. E ragazzi, direi che siamo a posto. Allora, qui i gradini fuori non li mettiamo, perché non vorrei che gli zombie li sfruttino per entrare nell'edificio. Adesso non ci resta che attendere la notte. Abbiamo illuminato tutta la zona, qui abbiamo tirato via l'erba. Poi ragazzi, si può decorare ancora magari mettendoci qualche trappola. Praticamente questa costruzione ci fa da rifugio nel caso... In teoria la mia idea era tirarli fino qua e poi combatterli dall'interno, però probabilmente ci servirà come rifugio nel caso ci siano veramente troppi mob. I ragni non possono entrare perché sono larghi 2 e quindi non passerebbero.
sopra non possono spawnare. Ok, intanto si è fatto notte. Anche qui la crafting table possiamo fare così, così ci occupa meno spazio, guardate, e la incastro lì in mezzo. Ok, tanto così la possiamo usare, non importa. Devo solo ricordarmi che lì c'è una crafting table. Ok. Stanno arrivando gli zombie, stanno arrivando gli zombie. Allora, li possiamo cecchinare da qua. Ok. Ci sono parecchi ragni, guardate che spettacolo, ragazzi. Guardate lo zombie. Possiamo ucciderlo facilmente. Perfetto. C'è anche la strega, accidenti, c'è anche la strega. Purtroppo il problema è che non so. Per la strega non so cosa possiamo fare, perché se metto un vetro qua non riesco più a utilizzare la spada. Ok, ha battuto lo scheletro. Dai, combattiamo. C'è anche un creeper qua. Bravo, esplodi. Ok, stiamo attenti solo alla strega che l'ho vista là. Lì c'è un altro scheletro e un altro creeper. Aia. Attenzione. Aia. Ok, la strega si sta girando vicino. Oh là, è pieno di streghe. È pieno di streghe. Beh, che le streghe le possiamo colpire da qua, eh. Vedete? Le cecchiniamo da qua. No, è scappata. E ho pure finito le frecce, quindi dovrò poi crearmi una farm di frecce. Ha preso fuoco! Ha preso fuoco, guardate! Ha preso fuoco! No, si è salvata. Però è vero, qui possiamo metterci, invece di quelle lì in legno, possiamo metterci. Ah, lo so che mi vuoi prendere. Se io vengo sotto, però tu mi lanci qualcosa. Ne sono quasi certo che tu mi lancerai qualcosa. Eccolo lo zombie piccolo. Attenzione. Aia, ecco, lo sapevo. Lo sapevo che mi lanciava qualcosa. Ok. C'è il creeper lì sotto. No, sto per morire, sto per morire, sto per morire, sto per morire. Mamma mia, con mezzo cuore, con mezzo cuore. Sono sopravvissuto con mezzo cuore. No, comunque ho bisogno di parecchie frecce, eh. Devo probabilmente nel prossimo episodio, o comunque appena possibile, crearmi una bella farm di frecce. Perché sennò, ragazzi, senza frecce qui diventa veramente, veramente dura. La strega non è ancora morta, eh. La strega non è ancora morta, poi abbiamo anche un creeper. Ha preso fuoco. Ha preso fuoco. Ma non riesco a ucciderli. C'è di nuovo la strega che rompe le scatole lì sotto. No, 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 no. Non andiamo sotto perché c'è la strega. E io l'attacco così. Guardala, guardala, è scappata via. Sta caspita di strega. Però pensavo veramente di recuperare più Ender Pearl. Là c'è un Enderman. Ma mi ha portato via. Dove l'ha recuperato? Ah no, ok, un pezzo di terra. Enderman. Oi, ti sto guardando, eh. Eccolo che arriva. Ha preso fuoco. Ha preso fuoco. Ma la strega non prende mai fuoco? Ma vai, ancora lì che ronza. Non mi molla. Potremmo creare anche un passaggio sotterraneo, eh. Perché mi sta assediando. Ok, sono uscito a tutta velocità. Bravo. Bravi, bravi che siete andati in mezzo al fuoco. Bravi che siete andati in mezzo al fuoco. Dai che sono qua. Oh, finalmente l'ho uccisa.
mi ha assediato per tutta la notte, tutta la notte, ragazzi, tutta la notte mi ha assediato e non mi ha lasciato un fico secco. Vabbè, come prima notte di caccia, più o meno, pensavo meglio, pensavo veramente meglio. Ok, visto che questi qua hanno funzionato così bene, quasi quasi ne metterei altri 4. Quasi quasi. Ma perché alla fin fine se sono, sono questi qui che hanno praticamente ucciso i mob e non le altre difese, eh? Adesso queste qui sono tutte prove, vi dico, è la prima volta che costruisco una torre lotta su Minecraft. L'idea mi è venuta fuori così, per caso. Perché comunque mi avete detto di trovare, di andare a cercare, anzi, il portale dell'End, però senza Ender Pearl diventa dura. Ok. 4 gradini qua e siamo a posto. Perché tanto non deve essere una struttura bella, deve essere utile. E lì sopra farei che fare una bella roba. Allora, quelli laterali li lascerei, ma tirerei via quelli centrali, perché se avete visto, nella prima notte non riuscivo a colpire la strega perché c'erano questi blocchi qua. Allora, ci costruiamo per prima cosa un'ascia. Ok, liberiamo questo spazio qua, così posso colpirli dall'alto. È una prova, ragazzi, è una prova. Ok, ottimo. Allora, adesso saliamo su. Perfetto. Questi qui li mettiamo. Aia, sono cascato giù. Qua sopra. Ok, ragazzi, struttura completata. Volevo solamente però sostituire questi paletti qua con quelli in pietra, perché se i mostri poi gli danno fuoco entrano in casa in 448. Non penso siano capaci di scalare le scale, eh? Di scalare le scale, di salire le scale, perché scalare le scale non avevo mai sentito. Dicevo, non penso siano capaci di salire le scale, però non si sa mai. Oh, stanno già arrivando. Ma salve, signor zombie. Venga, venga. Ok, distrutto. Aia, per fortuna ho messo giù il paletto appena in tempo. No, 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 mi è andato fuoco. Mi è andato fuoco. Ok, per fortuna si è estinto subito. Stavolta mi hanno attaccato seriamente, Mi hanno attaccato seriamente. Ok. Ok, nel frattempo facciamo che mangiare. Non è una struttura bellissima, è una struttura che assomiglia molto a una torre medievale, però secondo me può tornare veramente veramente utile. Salve. Ok, ucciso. Il creeper. Mamma mia il creeper. Mamma mia il creeper. No. Devo andare dentro. Ok. Ok, ha preso fuoco. Sale sul cactus. Ma il cactus lo danneggia oppure no? Ah sì. Sì sì. Ma solo ieri notte comunque era pieno di streghe, Ok. Ah no, è un albero. L'ho scambiato per un Enderman. Vedete, ho un po' la visuale compromessa. Non metto il vetro perché sennò rischio di oscurare tutto. Cioè, anzi, non oscurare tutto. Rischio di spaccarlo ogni 3x2. Ok, dov'è? Enderman. No! Guardate che roba! Ah, no! Ah, ok, no, l'ha fatto saltare il...
Probabilmente l'ha fatto saltare il creeper qua. Il creeper ha fatto esplodere tutto. Pensavo mi avesse smontato tutto l'enderman. Beh, lui ha portato via la netherrack. Vedete, subisce già dei danni. Scappato via, è qua. Ma è morto. Peccato che però non mi rilascino le Ender Pearl. Accidenti, senza Ender Pearl non andiamo da nessuna parte. Ho paura, ragazzi, che ci vorrà ancora un bel po'. Mi ricordo Tech4Play ci ha messo un bel po' prima di andare a cercare il portale dell'End. Niente, pensavo passasse attraverso le fiamme, volevo fregarlo così. Ok, è quasi mattina. Abbiamo combattuto contro alcuni mob. Beh, non so quanto utile possa essere come struttura, però almeno non è brutta da vedere. Ok, ragazzi, sta di nuovo sorgendo il sole. Siamo sopravvissuti ad un'altra notte in questo mondo. Abbiamo combattuto contro altri mob. Speravo di ottenere un po' più di enderpearl. Diciamo che ho costruito questa torre proprio per ottenerle, per riuscire a combattere gli enderman. Però per il momento ne abbiamo visti veramente veramente pochi e non hanno droppato una enderpearl, quindi niente da fare. Come sempre, ragazzi, però spero che questa costruzione vi sia piaciuta, magari ci tornerà utile in futuro. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Minecraft, sulla nostra CuboCraft. Alla prossima, ragazzi!